fanciulle e fanciulli, rido per non piangere. Ho registrato 2 ore di video e mi sono dimenticata di accendere il microfono. Yeah! Quindi parlo 2 ore così, mostro tutti i miei regali, i miei acquisti, di tutto e di più, ed è spento tutto. Vabbè, comunque. Il video sui regali di Natale. Ho aspettato a fare questo video perché ieri ci sono incontrate con le mie amiche, quindi ci siamo scambiati gli ultimi regali di Natale. Adesso devo ridire tutto quello che ho detto prima, quindi mi sentirò un po' scema. Vabbè. E allora, cominciamo. Cominciamo dal primo pacco. Adesso faccio dei giri inversi. Questo. Il primo pacco me l'ha regalato Carlotta Therapy Labs, quella dove compro tutte queste cosine deliziose. Cosa c'è dentro? C'è dentro questa, che è un cupcake, ma in realtà è un asciugamano. Sono velocissima perché ormai mi sembra di avervi già annoiato abbastanza. Questo, che è un sacchettino a forma di rosa che si appende alla borsa, che è un sacchettino di emergenza. Questa, che è una bowl dell'acqua calda. Dentro c'è appunto la bowl dell'acqua calda, che voi la spezzate, diventa bollente e poi quando il calore va a esaurirsi la ributtate nell'acqua bollente, ridiventa liquida, poi la rispezzate così mano a mano. Ma non l'ha regalata per me, ma l'ha regalata per Carolina da mettere nella borsa. Poi mi ha regalato questa collana che ha forma di teschio con tutte le perline. E poi un regalo delizioso, non me l'ha regalato solo lei, anche Andrea, il suo bimbo, che poi non è un bimbo ma è un uomo ormai. Strano che non succedesse qualcos'altro. Questo, che è il sapone realizza sogni. In pratica è un regalo speciale, sono a fuoco, sì. Ve lo leggo. Ti capita mai di sognare ardentemente qualcosa? La vorresti a tutti i costi? Bene, con questo sapone ogni tuo desiderio sarà realizzato. Avvertenze: occhio a non deconcentrarti mentre usi questo sapone, perché realizza qualunque cosa. Infatti non l'ho ancora usato perché ho quasi il terrore, chissà cosa posso pensare mentre uso questo sapone, che poi si avvera. Comunque questo qui è il regalo di Carlotta e lo butto qua sotto. Poi questo, che vi ho fatto il video che caricherò subito dopo questo, che è un Your Party Rescue Kit, che è un idratante per le labbra, un anti-blemish, anti-bruffolino, anti-lucidità, e invece questa qui è una penna magica per far scomparire subito le rughe. Se volete saperne di più, prima del video, www.nipandfab.com, si trova solo in Inghilterra, sul web. Non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi ancora nulla. Poi, sono veloce perché appunto... Ormai ve l'ho già detto tutte queste cose. Sta cadendo la telecamera di qua. No. Ciprie e blush di tutti i colori. Questa dell'azienda si chiama Mesa Uda. Io sinceramente non la conoscevo. Proveremo e poi vi saprò dire. Poi una mia amica e un mio amico mi hanno regalato questo della Luxury, che è una borsa in simil pitone, in verde. Si apre questa cerniera e ha questo charms con tutti i diamantini. Le ho viste di tantissime marche, di tantissime aziende, quindi non solo della Luxury. Se vi piace la trovate in tantissimi negozi, molto simile a questa. Poi il mio fidanzato sa che io adoro e stradoro tutto ciò che è casalingo. Allora, mi ha regalato, sotto mio consiglio, mio obbligo, la scopa elettrica. Ok, adesso non vorrei annoiarvi mezz'ora con la scopa elettrica, però vi posso dire che prima passavo l'aspirapolvere pesante col cavo, una noia terribile. Invece adesso, da quando la scopa elettrica, la passo tipo 2 volte al giorno, zum zum zum, l'adoro. Mi ha regalato quella della Bosch, che è senza filo e senza sacchetto. E poi ha la particolarità che il motore si stacca e diventa un aspirabriciole. Io la uso ogni giorno e aspiro tutto, poi lavo tutto, sia il contenitore che appunto raccoglie la polvere, sia il filtro, che tutto, così è sempre pulita ed è comodissima. L'adoro, senza filo, leggerissima, pratica. Impazzisco, si può impazzire per una scopa elettrica. Poi l'altra cosa che mi ha regalato è questa qua. Sapete che adoro questa azienda che si chiama Bodum. E ho anche il thermos della Bodum e altre cose ormai. Questo, se non sbaglio, si chiama Samovar,
Niente, è una teiera in acciaio e in vetro, ha dentro anche il filtro per i tè, e appunto ha il fornelletto con la candelina per tenere sempre il vostro tè al caldo. Poi, sempre da Bodum, ok, sempre da Bodum, questa che è una caraffa in plastica per il tè freddo. In pratica mettete l'acqua, poi qui in questa parte che si può anche togliere mettete l'infusione e viene il tè freddo, poi lo mettete in frigo, infatti è fatta apposta per essere piatta, per essere infilata nel frigo. L'adoro, non vedo l'ora di usarla con il mio tè alla menta per l'estate. Poi, una mia amica mi ha regalato questi che sono della Rarelondon.com, che è questo pantalone, questo leggings lucido, similpelle, ed è tutto foderato perché è tutto doppio, vedete? Ed ha la gamba così e dal ginocchio in giù scendono tutte questi diamantoni. Non l'ho ancora usato, secondo me bisogna abbinarlo nella maniera giusta. Poi, altri regali di Natale, questi orecchini che mi avete visto nello scorso video, blu con le borchiette in oro, che adoro. Poi, faccio in fretta perché ne ho una marea, altri orecchini in pelle nera con le borchiette in argento con questa stellina. Poi, Edo, Star Fashion and Makeup, mi ha regalato questa, che è la magliettina che indossavo nel video scorso. È tipo camoscetto, però è in manopesca, alcantara, e ha queste borchette in oro, e sotto ha tutte le frange, quindi è proprio della nuova collezione, già pronta per sentirmi una Cheyenne quest'estate. Poi, la mia amica Sara mi ha regalato questa, che è uno specchietto da borsa fatto a mano, quindi sono tutti uno diverso dall'altro, e ha appunto da una parte gli specchietti, specchiettino da borsa. Poi la mia amica Vanessa, una ballistica, che è Babbo Natale, che non annuso perché sennò mi sporco il naso, che ha un profumo buonissimo, ieri ce l'avevo in borsa e mi ha profumato tutto. E io quasi quasi la userei come profumatore per l'armadio, come faccio già con i Burricorpo Lush. E poi mi ha regalato questo, che è di Cruciani, il braccialettino con la stella di Natale, ed è in collaborazione con l'AIL, che è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. E il ricavato va in beneficenza, quindi mi sembra un bellissimo regalo sia per la beneficenza sia proprio per l'oggetto in sé. Poi un altro regalo sempre casalingo è questo, che l'ho aperto perché sennò impiego 2 ore. È praticamente una rosa, voi la vedete così, è una rosa, ma in realtà ogni petalo è una ciotolina, piccola, media, più grande, grandissima. E vabbè, sapete quanto io adoro tutto ciò che è casalingo, casalinghi, quindi mi è piaciuta tantissimo. E poi appunto per la forma originale della confezione, cioè della forma originale delle ciotoline. E questo si chiama Zack Design, ha anche un sito www.zack-designs.org, se vi può piacere. Poi la mia amica Lori mi ha regalato The Brush Guard, non so i prezzi, non so i siti, non so niente. Uno è il Variety Pack, che ha appunto tutte le qualità dei Brush Guard, e l'altro invece è il Blush Pack. Il Blush Pack è questo, ce ne sono dentro 8, ormai lo so perché li ho contati prima, e sono tutti grandi così, sono tutti uguali. L'unica cosa è che essendo nuovi sono piatti e quindi le prime volte lasciano il pennello piatto. L'unica cosa è quello di inserirlo nel manico del pennello, così prende appunto la forma arrotondata e dopo un po' di utilizzi tornano ad essere rotondi. Quindi questi qua servono per i pennelli dal blush. Cosa servono? Servono per far stare in forma le setole e poi per farli asciugare eventualmente in un contenitore a testa in giù, per evitare appunto che l'acqua vada nella colla, nel corpo del pennello, perché col brush guard
appunto possono rimanere in piedi senza rovinare le setole. Invece in questo set ci sono tutti questi più un medio e un grande che ho usato. C'è un piccino, 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 due medi che appunto l'altro l'ho usato e due grandi. No, tre grandi perché l'ho usato anche l'altro grande. E questi qua appunto sono per tutti, sia pennelli da occhi che pennelli da viso. Poi, altro super mega regalo, e con questo ho concluso. No, non ho concluso, ne ho altri due. Sonia Kashuk, sono svenuta quando l'ho vista. La mia amica Raffi ha fatto questo ordine su Target America, l'ha fatto spedire perché Target non spedisce in Italia, l'ha fatto spedire a una sua amica in America. Poi la sua amica è andata a prenderlo, però ha perso la valigia, poi l'ha spedita in Sicilia, poi l'ha spedita a Roma. Un disastro, praticamente. Questo pennello ha fatto il giro del mondo e ve lo faccio vedere quanto è favoloso. Oh, è stupendo, è stupendo. È un pennello di taglio, così, piatto. Ha perso un po' di colore quando l'ho lavato, perché l'ho lavato ieri sera per la prima volta. È morbidissimo, non odora di bestiolina. E ha questo manico favoloso, l'ho già usato stamattina per la prima volta perché ho messo questo fondo che è il Vitello Mia Acqua di Chanel, numero 10, anzi vi dico anche il rossetto è il 23, il Rouge Coco di Chanel, che ormai sarà andato via da 2 ore che parlavo. Mi è piaciuto tantissimo, sicuramente diventerà il mio pennello preferito per il 2013. È molto simile al pennello, quello di Elf, quello che uso sempre così, sempre piatto. L'unica cosa è che quello è leggermente più grande, quindi quando voi stendete il prodotto, le setole si aprono un po' di più. Questo, nonostante sia un pennello coccola perché è estremamente, estremamente morbido, stende benissimo il prodotto ma rimane un po' più rigido, quindi fa l'effetto proprio aerografo. Vi fa questa pelle impeccabile, estende il prodotto in una maniera eccezionale. Non so dove si possono acquistare se non appunto da Target in America, però non spedisce in Italia, non so il prezzo, non so nulla, però è eccezionale. Se qualcuno di voi va in America lo prenda, non così magari che in serie limitata, ma questa forma perché è stupendo. E prende tantissimo colore come polvere. Perché ho messo il blush, infatti da una parte qua, forse sono più colorata, che ho appoggiato proprio così, l'ho messo e avevo tantissimo colore, quindi proprio assorbe tantissimo colore sia di polveri che di liquidi, quindi dosate bene le quantità perché rilascia tantissimo colore e lo adoro alla follia. E il brush guard appunto è già qui. E io l'ho inserito qua nel manico, così almeno comincia a prendere la forma arrotondata. Poi altri regali, questo la mia amica Vanessa Magico Trucco, che è un canale appunto anche lei, vabbè, la conoscete tutti, ha un sito dove fa queste pochettine qua, mi ha regalato la pochettina, guardate che gigante perché è più grande della mia faccia, ci sono anche altre dimensioni, ho scritto il mio nome e col fiocchettino verde con il suo nastrino. È stato un regalo apprezzatissimo. E poi, dulcis in fundo, mia suocera. Cioè, uno dice suocera, pensa alle cose peggiori, invece no, la mia suocera è bella, è simpatica, è divertente, cucina bene, dà ragione a me, non al mio fidanzato. Ma dove l'ho trovata un'altra suocera così? Mi ha regalato questa fantastica borsa di Furla, la borsa, una delle più famose che appunto è Furla adesso, che sono queste qua di plastica trasparente, e l'avevo vista anche in vetrina ed è qualcosa di magnifico, e ha qui il locchettino e ha questa parte, la cerniera, i manici e il fondale, cioè la parte sotto, vedete, in coccodrillo bianco. Ditemi se non è favolosa. È abbastanza grande, perché è molto grande ed è stupenda. È delicatissima perché appunto è bianca. Però è stupenda, con questo coccodrillo, simile coccodrillo perché è in pelle stampata. E anche dentro è grandissima, sono fatte veramente bene, anche la tracolla, quindi la potete mettere anche a tracolla. Guardate, avete visto che regali fa mia suocera? L'adoro, non solo per i regali, l'adoro perché è una donna eccezionale.
Questi sono tutti i miei regali di Natale. Non... Spero che abbia registrato l'audio, se no comincio... chiedo alla mia amica Raffi di insegnarmi la lingua dei segni. E con questo è tutto, spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli, ciao!